Cullina, oggi un giorno importante, il centro storico ha di nuovo la sua scuola in una posizione bellissima, una scuola che era stata chiusa e voi avete riaperto. Sì, abbiamo avuto l'impegno, la determinazione di prendere questa decisione di riaprire la scuola nel centro storico perché di fatto fa parte del nostro programma elettorale. Abbiamo detto subito noi riapriremo la scuola media Cavour, non per riaprirla così com'era, ma per metterla in sicurezza completamente, ristrutturarla, rivista, completamente ripitturata, messa tutta quanta a norma, perché volevamo dare una risposta puntuale ai giovani del centro storico, quindi quelli, i ragazzi che fanno le medie, i ragazzi che faranno, i bambini che fanno l'elementare. Quindi diamo una possibilità in più alle famiglie del centro storico che erano molto preoccupate che al mattino dovevano prendere lo scuola bus, quant'altro, andare nel centro città. Oggi la scuola è riaperta, completamente ristrutturata e messa in sicurezza per quanto riguarda tutto quello che abbiamo speso circa 400.000 euro, non sono pochi soldi, però è una grande soddisfazione. Dovevamo fare solo le opere murarie, abbiamo aggiunto anche tutto l'arredamento, tutti i banchi nuovi, tutte le sedie nuove e abbiamo fatto questo perché le aule sono talmente ampie che come vedete c'è la distanza di 1 metro. Quindi qui i bambini sono messi nella condizione di venire a fare la scuola, prendere le lezioni in massima sicurezza. Quindi io ringrazio naturalmente tutti i miei collaboratori, gli assessori che si sono adoperati per raggiungere questo importante risultato. Abbiamo restituito al centro storico la sua scuola e siamo molto contenti, motivo di grande soddisfazione. Una delle promesse è mantenuta. La giunta precedente aveva avviato anche una progettazione per una nuova scuola. Si va avanti anche su questo versante o voi vi accontentate con questo gioiello che avete restituito alla città? Detto bene, questo è un gioiello del centro storico. Comunque vada, è stato ristrutturato, rimesso in ordine, qualunque sarà lo scopo tra 10 o 15 anni. Noi siamo andati avanti anche per il progetto che è stato fatto dalla missione precedente, quella della scuola, della nuova scuola, anche perché c'è un importante finanziamento. Manca naturalmente la parte più importante del finanziamento, che sono circa 5 milioni, noi non li abbiamo, però il progetto va avanti, chiederemo l'aiuto dello Stato e della Regione, magari nei prossimi anni, 7, 8, 10 anni, riusciremo ad averli e quindi faremo la nuova scuola. Ma questo però comunque sarà un plesso completamente strutturato, che si può fare qualsiasi cosa. L'abbiamo fatto per amore della nostra città, per amore e per impegno con i cittadini del centro storico.